Buonasera, è la centesima puntata di Biancorossi News e dal più profondo del cuore a tutti voi, cari telespettatori, mando un abbraccio forte e caloroso, ringraziandovi per la vostra presenza affettuosa e sempre preziosa. La prima puntata di Biancorossi News è andata in onda il 13 giugno del 2018. Da allora sono passati 2 anni, tanti atleti, tanti sportivi, tanti campioni sono passati nei nostri studi. Li ringrazio ad uno per essere venuti da noi a testimoniare la loro umanità, la loro professionalità, la loro unicità. Questa sera vedrete alcuni frammenti tratti da alcune delle 100 trasmissioni che sono andate in onda finora. Sono frammenti sempre attuali con campioni che non hanno certo bisogno di presentazioni. Dalla prossima settimana torneranno gli ospiti nei nostri studi, ma intanto godiamoci i momenti migliori di questi 2 anni. Grazie e buona visione. Un varese bellissimo, mister, lo ricordiamo perché lei a Varese dal 1978-79 fino al 1983 ha potuto coltivare un laboratorio di calcio di primissimo piano, vero mister? È proprio un laboratorio, perché io da giocatore allenarmi non è che mi piacesse molto, però qui ho conosciuto una persona fantastica, parlo del dottor Enrico Arcelli, e piano piano ho capito che dal cielo non viene niente, quindi bisogna lavorare, lavorare, lavorare. E qui, oltre ad avere una preparazione atletica superiore, avevamo anche dei giocatori non indifferenti, oltre a questi due. Eravamo una squadra piena di talenti grossi, parlo di Turchetta, Mauti, Maillaro, Scarsella, Limito, Braghin. Ne avrei tanti da dire. È stato un peccato che poi l'avventura è finita a Roma. Si era parlato tanto anche di Lazio-Varese, che cosa era successo veramente quel giorno? Perché non lo sapete voi? Non l'ha visto nessuno là a Roma? Scusa? Sì, sì, sì. Nessuno ha detto niente a quella. Lo devo raccontare io? Lo so, perché è una delle pagine più dolorose, insomma, del calcio varesino, e nessuno di fatto ha mai detto la verità. Insomma, forse anche il vecchio sponsor Erminio Dall'Oglio aveva lasciato intendere che chiaramente una promozione in Serie A sarebbe stata costosa molto di più che la permanenza in Serie B, che avrebbe permesso alla società di vendere i giocatori e di fare plusvalenze e di far quadrare i conti. Però insomma, Brusa, dobbiamo fare polemica, cosa la facciamo? Cioè, quello che mi rode ancora adesso, a 64 anni, è quella partita della proprio Lazio-Varese, di cui con quella partita ho litigato da matti con Fascetti, proprio litigare, di brutto. Perché poi mi ha dato ragione, certe cose. Certo. Era io... Detto poi... Dimmi. No, io mi ricordo una volta che avevo parlato con Giuliano Vincenzi, che quel giorno era in campo e aveva già, diciamo, con il Monza non riusciva mai a essere promosso in Serie A, aveva sfiorato, perché veniva da Monza, negli anni 70 giocava con il Monza, aveva sfiorato sempre la promozione in Serie A con il Monza, non era mai stato promosso in Serie A con il Monza, pensava di riuscirci con il Varese. Nello spogliatoio, alla fine di quella partita persa appunto 3-2 a Roma con la Lazio, dopo che il Varese era stato in vantaggio 2-0 nel primo tempo, ecco, Vincenzi aveva pianto e mi aveva detto una cosa, proprio 20 anni fa me l'aveva ricordata quando allenava la Berretti del Varese, mi aveva detto: per chi ha giocato seriamente quella partita rimane una ferita nel cuore, rimarrà una ferita nel cuore per tutta la vita. E me l'ha ripetuto 3 o 4 volte: per chi ha giocato seriamente quella partita. No, guarda che il discorso di quella partita là, dopo sono venuto a sapere che tante persone si sono ritrovate prima della partita, perché quel periodo la Lazio andava male e rischiava pure di andare giù in C. E non so, certe persone si sono ritrovate per pattare la partita.
Scusami, è perché in quella partita di Serie B hanno portato l'arbitro, come si chiamava? Agnolini di Bassano del Grappa. Agnolini di Bassano del Grappa. Ma se scusa, si va a prendere un arbitro del genere? Come mai? È chiaro, gli interrogativi rimangono e sicuramente insomma c'è una verità che andrà scritta prima o poi per rendere merito e rendere onore comunque a quel Varese che è stato smembrato. Hai mai visto i filmati della partita, ti ricordi? Sì, sì, li stiamo, fra l'altro appunto le immagini stanno andando sullo schermo, insomma. C'è da ridere, guarda, specialmente il rigore del 3-2, mi sembra del 3-2, sì. È tutto da ridere quello là. Certo, ricordo infatti chi era l'attaccante, ma che si è lasciato andare. Certo, ma al di là diciamo dell'arbitro, insomma, di Agnolin, della Lazio che doveva salvarsi, insomma, qualche giocatore varese magari non ha onorato questa partita fino in fondo. Alcuni sì l'hanno giocata seriamente, altri no, non so, cosa ne pensa? Guarda, Bruce, io mi ricordo bene che l'ultima partita che ho giocato col Varese, l'ho giocata a Perugia e io piangevo, mentre tanta gente, tanti dirigenti ridevano. Era l'ultima partita di Serie B nell'85, persa a Perugia, giusto? Esatto. E poi eravate passati in massa, Di Giovanni insieme a Braghini e a tanti altri erano passati in massa in quell'estate alla Triestina, giusto? E come mai? Sai gli accordi che ci sono stati? Infatti vorrei... un giocatore Pescatori, non per il ragazzo per carità, in cambio di 7-8 giocatori, che il più fesso aveva non so quanti anni di Serie B. Ti ricordi questo? Sì, sì, infatti. E gli altri i soldi chi se li è fottuti? Che cosa si porta dentro ancora di quella partita? Ma a mio avviso chiaramente sono in causa e quindi non prendetemi per oro colato, è stata la miglior partita che ha giocato la nazionale italiana di tutti i tempi, perché è stata una partita oltre che essere vincente contro una grande avversaria e abbiamo giocato, spesso ti capita di vincere delle partite perché gli avversari giocano male, perché magari sbagliano la giornata. La Lituania invece giocò una grandissima partita, ci mise in grandi difficoltà, Mačiauskas ci fece tanti punti nel primo tempo e fummo anche costretti a cambiare un pochino il nostro atteggiamento dal primo al secondo tempo e la squadra ha dimostrato di essere capace di giocare anche in modo diverso, puntando un po' più sulla difesa rispetto a quello che aveva fatto fino a quel momento lì, fermo restando il fatto che poi dopo di quella partita si ricordano le grandi triple di Pasile, di Galanda. Certo. Però, ad esempio, una cosa che in quella partita c'è stata, per la prima volta ho visto Pozzecco difendere. Siccome Pozza... Adesso mi è fatto venire in mente un'altra cosa. Voglio dire, credo di non essere, per chi conosce il mio terzo figlio, io ho due figlie femmine, l'unico mio figlio maschio è il Pozzo. Certo. E quindi se dico che non ha mai difeso è perché nipote si chiama Gianmarco, no? Nipote si chiama Gianmarco, sì. Abbiamo al telefono quello che è stato un po' il patrono, no? Il santo della pallacanestro varese degli ultimi anni. Tanti ragazzi a Varese si chiamavano Vittore qualche anno fa, invece i ragazzi delle ultime generazioni portano un nome che è quello di Gianmarco. Abbiamo infatti Gianmarco Pozzecco al telefono. Buonasera Gianmarco. Ciao Filippo, ciao grande Max. Ah, ciao Gianmarco. Allora, Gianmarco Pozzecco, allenatore di Sassari, e ieri, l'altro ieri, domenica sera, nella sua Trieste è riuscito con Sassari a vincere di 21 punti, 86-65, ha battuto Trieste, Sassari va a gonfie vele, quindicesimo risultato utile consecutivo, vittoria in FIBA Europe Cup, battendo in finale i tedeschi di Würzburg, che avevano a loro volta battuto Varese in semifinale. Ecco Gianmarco, insomma, momento magico per Sassari, quale emozione vincere nella tua Trieste l'altra sera? Ma l'emozione più grande che
circa 27 secondi fa mi hai dato del santo. Questa è una cosa che non mi era mai successa. Indipendentemente da questo, ritorno alla Coppa perché colgo l'occasione per dire questa non banalità, almeno dal mio punto di vista, che in finale ci tenevo un po' a vendicare Varese, chiaramente poi gli stimoli erano anche altri, perché e questa è una banalità, invece è normale che volessimo vincere la Coppa, però diciamo che l'aver vendicato Varese ha fatto sì che ho goduto un po' di più, ecco. Poi è anche vero che dall'altra parte l'allenatore dei tedeschi era Dennis Wucker, con cui proprio avevo giocato a Varese, quindi insomma è stato poi tra l'altro un tourbillon di emozioni che sono poi proseguite, come hai detto benissimo tu Filippo, a Trieste ieri a casa mia. Tra l'altro mi hanno gratificato applaudendomi abbondantemente prima della partita. Queste sono cose che per me hanno un valore inestimabile, perché poi al di là del fatto che uno possa aver più o meno vinto in carriera, secondo me alla fine quello che ti rimane, ecco, insomma, soprattutto poi quando smetti di giocare, il riconoscimento da parte della gente, quindi sono contento. Poi in più siamo riusciti anche a vincere, insomma diciamo che abbiamo un po' chiuso il cerchio. Sono contento, stiamo vivendo una mezza favola, perché oltre alla Coppa, come dicevi tu prima, abbiamo insomma conseguito il 15° risultato utile, quindi siamo e sono veramente felice, sto vivendo una mezza favola, anche perché calcolando che 3 mesi fa ero quasi in pensione a Formentera, mi sembra di vivere un sogno, ecco. Bene Gianmarco, facciamo questo, invito anche i nostri telespettatori a casa a chiudere gli occhi per un attimo e a pensare a che cosa ognuno di noi stava facendo 20 anni fa in questi giorni. Allora Gianmarco Pozzecco, che cosa, se chiude gli occhi e pensa 20 anni fa in questi giorni, che cosa stava facendo, quali emozioni, quali sensazioni? Mi stavo caccando addosso, nel senso che... No, è vero, guarda, raramente nella mia vita da giocatore, da allenatore no, ma raramente nella mia vita da giocatore ho vissuto un livello di tensione come il periodo pre-gara 3. È anche vero che adesso non ricordo di preciso, però secondo me 2 o 3 giorni prima abbiamo giocato gara 2, ma gara 2 è stata secondo me una partita che io ho sofferto meno. L'unico vero periodo in cui io ho sofferto da giocatore è stata la preparazione e l'attesa di gara 3, anche perché questa grande pressione derivava dal fatto di veramente avevo iniziato un po' a vivere il sogno di poter condividere uno scudetto così tanto agognato a Varese. Poi secondo me la parte più, come dire, entusiasmante era dettata dal fatto che le persone che avevano vissuto l'era Ignis, e quindi le vittorie in Coppa Campioni, in campionato, erano 20 anni che non riprovavano le stesse emozioni. I ragazzi più giovani invece avevano le palle piene di sentire tutti questi, palle piene tra virgolette, no? Di sentire questi racconti e di non aver mai avuto la possibilità di provare quelle emozioni che invece i genitori, piuttosto che i parenti o gli amici un po' più anziani avevano vissuto. E quindi c'era questa sorta di grande responsabilità che vivevamo noi giocatori, il fatto di chiudere sostanzialmente un cerchio e regalare appunto questa duplice soddisfazione ai più anziani e ai più giovani, rivivendo, ecco, insomma, per i più anziani un'emozione che non vivevano da anni e facendo capire cosa volesse dire invece ai più giovani a vincere uno scudetto. Mosere, c'è stata una grande rivalità, siete stati un po' i Coppi e Bartali degli anni Ottanta. Sì, ovviamente con tutti i distinguo, sì, certamente sì. La cosa interessante e bella è che questa rivalità, oltre che ha fatto bene a me ma anche a noi, ma ha riportato la discussione nel ciclismo, come tutti gli sport, è l'antagonismo ovviamente che fa discutere e che crea interesse. In effetti in quegli anni nei bar la gente litigava per Mosere e Saronni e viceversa, ha creato veramente un interesse enorme, sulle strade c'era tantissima gente, ecco, forse per noi
insomma, non è stata facile, non è stata facile perché era una rivalità anche importante e per certi versi, in certi momenti, ci ha anche fatto perdere delle corse. Però direi che per me soprattutto è stato importante perché mi ha fatto crescere la voglia di battere un avversario così importante, così forte, mi ha fatto crescere, mi ha fatto impegnare molto di più e grazie a questo sono riuscito a vincere comunque dei Giri d'Italia, perché ricordiamo che io nasco e cresco come un corridore veloce, come un velocista, e pensare di vincere una corsa così complessa, così diciamo di fondo, come il Giro d'Italia, non me la sarei mai aspettato. Al campionato del mondo è andato tutto bene, è filato tutto liscio. Ho detto ragazzi portatemi all'ultimo chilometro, a 2 chilometri là davanti, che guardate che non ce n'è per nessuno, e così è stato, è andato tutto liscio, abbiamo vinto il campionato del mondo. Dopo il campionato del mondo ovviamente un'altra cosa importante, il Giro di Lombardia, perché sono lombardo, il Giro di Lombardia è un qualcosa, una corsa di casa, quindi veramente no, un qualcosa da conquistare, e poi non finiva più questo bellissimo momento, vincere la Sanremo scattando sul poggio con la maglia di campione del mondo, sono riusciti in pochi, Gimondi, Merckx e altri corridori, quindi insomma anche questa è una soddisfazione incredibile. Poi è arrivato ancora di nuovo il Giro d'Italia, mi ricordo il Giro d'Italia che a volte non sapevi scegliere che maglia mettere, se la maglia rosa, se la maglia a punti ciclamino, se la maglia di campione del mondo, sono ricordi bellissimi, un momento eccezionale, e probabilmente però poi ho pagato tutta questa diciamo intensità, no, di attività, perché allora non è come oggi, non si riusciva o non si programmava bene il tutto, probabilmente io ho speso tantissimo in quel periodo non riuscendo a organizzare e programmare bene la mia attività, e quindi questi sforzi li ho pagati. Se avessi programmato, quindi risparmiato qualcosa, probabilmente avrei questo momento importante l'avrei trascinato un po' più a lungo. Le emozioni si rinnovano tutti i giorni, perché questo è un anno particolare, l'anno del centenario della nascita di mio papà, e ci sono un mucchio di manifestazioni, la gente se lo ricorda ancora con affetto e soprattutto come se fosse ancora qui con noi, una cosa molto molto bella. Se lei chiude gli occhi e pensa a suo papà, qual è l'immagine che viene in mente? Beh, innanzitutto quando mio papà è mancato io ero molto piccolo, ero un bambino, avevo 4 anni e mezzo, e quindi l'immagine che ho di lui è di lui per casa, di lui che mi faceva giocare, che mi portava, che mi imboccava, che mi faceva sedere al tavolo con lui, perché io mangiavo in un tavolino vicino al suo tavolone dove faceva dei pasti molto molto abbondanti. Quindi sono tutti questi ricordi di un bambino, da quando arrivava a casa a quando riusciva per fare le sue corse. Ricordo la stanza dove faceva i massaggi, il profumo di questi oli canforati che usciva dalla stanza, quindi tutti questi piccoli ricordi messi insieme di un bambino verso suo papà. Ecco appunto, quanto è pesante portare il cognome Coppi? E anche il nome. Effettivamente ci chiamiamo, cioè io mi chiamo come mio papà, Angelo Fausto, no? Perché anche lui di primo nome si chiamava Angelo. Ma è pesante, diciamo che io sono nato con questo nome, questo cognome, fin da bambino sono cresciuto, non mi sono forse mai reso conto della grandezza di mio papà, se non un po' per volta. Quindi è sempre stata una cosa molto piacevole, una cosa, ho sempre avuto, non dico dei privilegi, però delle attenzioni particolari dalle persone che gli hanno voluto bene e hanno magari trasferito il bene che volevano a lui anche su di me. Adesso parliamo di un altro giovincello del 1955, prego il nostro regista Stefano Rossi, guardate, lo riconoscete? Riconoscete chi è questo ometto che esce con questo cavallo a 2 ruote, questa bellissima bicicletta, saluta i fotografi.
È un'immagine inedita, diciamo, di Alain Prost, non vestito da corridore, da pilota di Formula 1, ma vestito da corridore. Ecco che si mette in sella alla sua bici e ha partecipato a Varese 2018, la Gran Fondo che si è appena conclusa in città, saluta i fotografi, ci saluta e parte, rischiando fra l'altro l'incidente. Adesso vedremo il prossimo frame con questo incidente rischiato da Alain Prost. Vediamo un'automobile. Vabbè, non ha rischiato nulla. Il sport è da tutta la mia vita, sono andato alla scuola del football alle 8, ero molto vicino di essere un giocatore di calcio, di football a 14-15 anni, mi sono rompato il braccio e dopo sono andato al go-kart, era realmente una cosa che non pensavo fare, ma dopo ho fatto il tennis, ho fatto il ski, da un buon livello ho fatto il golf e ho sempre, quando tu fai il football tu capisci la differenza, quando il golf è ancora peggio, il ski, tutti questo tipo di sport. E quando tu fai molti sport, tu vedi ancora di più la differenza. È facile di toccare qualche cosa, ma per essere a un livello giusto, ma è anche, come ti dicevo, spirituale, perché è bene di vedere e di capire qual è il distacco. E infatti, quando tu capisci il distacco da un amatore a un professionista, tu hai ancora più rispetto per questo tipo di performance. Anche squadra giocata di football? Come? Qual è la squadra con cui hai iniziato? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Quindi, no, Platini era. Sì, Platini era un amico e tutta la squadra di 76, vuol dire quando avevo 20 anni, sono andato a giocare a Saint-Étienne per qualche mese quando era junior, prima di rompere con Dominique Rocheteau, era la stessa periodo. Adesso la Francia è campione del mondo, l'Italia non si è neanche qualificata al mondiale. Era un bel campionato, anche se non ho visto un gioco in tutto questo campionato e non molto con molto entusiasmo. Non ho visto dei match incredibili, ma il risultato per la Francia è fantastico. Secondo lei qual è il segreto di Deschamps? Sembra poi che la Francia abbia vinto anche in scioltezza, no? Il suo segreto era di trovare la possibilità di trovare ai posti giusti solamente per guadagnare quattro match consecutivi, senza la maniera possibile, è vero, ma anche con il molto era affidabile, è quello il suo segreto. Ho cominciato per esempio la mia carriera più o meno a 18 anni, ma in Formula 1 a 25. Non era possibile di guidare una macchina prima da 19, perché bisognava di un anno di licenza. Adesso abbiamo per esempio Max Verstappen che ha cominciato la Formula 1 a 17 anni e tutti i giovani cominciano la competizione in go-kart più o meno da 5 a 8. Non è la tua decisione. Se tu cominci a go-kart da 5 a 8 anni, non è la tua decisione, è la decisione dei parenti, non è lo stesso. E come tu fai a pensare, dalle 8 a 18, pensare da una maniera diversa di avere sempre qualcuno o qualche persona vicino da te. E quello è diverso dalla nostra generazione. È per quello che possiamo aiutare, possiamo parlare, ma non possiamo cambiare tutto, non è vero.